parleremo in questo spazio di un turismo di qualità che coniuga imprenditoria, che coniuga ristrutturazione di palazzi storici e design. Lo faremo con il nostro ospite di oggi, ovvero Pasquale D'Esposito, General Manager di Oriana Suites, a cui naturalmente do il benvenuto. Grazie per essere qui con noi. Grazie a lei, signora, grazie. Ecco, allora parliamo innanzitutto della vostra realtà, dottor D'Esposito. Parliamo innanzitutto di un'idea innovativa di accoglienza dei clienti, dei turisti e di questi appartamenti di palazzi storici che vengono sapientemente ristrutturati, che però al contempo forniscono i servizi tradizionali dell'hotellerie. Come nasce dal punto di vista imprenditoriale questa vostra idea, questa intuizione? Allora, noi per anni abbiamo seguito in consulenza strutture ricettive di diverso tipo e in particolare case vacanze e appartamenti. Ci siamo resi conto che centralizzando gli appartamenti in un unico building riuscivamo ad avere un risultato superiore in termini sia di immagine verso la clientela che poi di risultati di revenue aziendali. Quindi abbiamo continuato questa esperienza che era partita su questa intuizione, ma quasi diciamo per caso, per poi concentrarci su dei palazzi che erano al centro delle città, anche per ovviamente utilizzare gli appartamenti per 12 mesi all'anno. Ci siamo resi conto che rispetto a case vacanza, diciamo di classici Airbnb situati in appartamenti, in palazzi sparsi per la città, riusciamo a raggiungere risultati notevolmente superiori. Questa esperienza è partita da Roma e poi in seguito, dopo 2 anni, abbiamo cominciato a diciamo muoverci su altre città e siamo arrivati oggi inauguriamo il nostro 4º building. Gli altri 2, i successivi, sono a Verona e a Udine. Sorrentini diciamo di partenza, perché noi nasciamo diciamo come realtà in penisola sorrentina, sì, in un mercato altamente concorrenziale, e abbiamo portato il nostro know-how in altre destinazioni e siamo approdati oggi qui a Torino. Ecco, appunto, l'accogliamo proprio in una data molto importante per voi, perché oggi proprio c'è l'inaugurazione del Palazzo Costa Carrù, quindi una espansione ulteriore della vostra attività. Le chiedo, come mai avete scelto Torino? È una città turistica, la possiamo così definire, e ovviamente a livello nazionale su quali altri contesti avete intenzione di puntare? Allora, Torino nei dati diciamo proprio statistici nazionali è una delle città di maggior crescita in assoluto sulla nostra nazione, e in particolare forse si posizionerà insieme a Napoli tra le città con maggior flusso di turisti, di crescita turistica nell'ultimo periodo. È una città molto bella che soprattutto dopo le Olimpiadi invernali ha avuto uno sviluppo incredibile e ha trasformato un'accoglienza che era principalmente di business e collegato ovviamente a realtà storici come la Fiat, sì. si è ritrasformata anche ospitando eventi importantissimi come abbiamo visto, diciamo è stata la città che ha accolto l'Eurovision sì, veramente dei risultati di immagine molto molto importanti. Adesso avrà per 5 anni l'ATP di tennis, certo. E quindi si è cominciato a parlare di Torino un po' veramente in tutto il mondo, e con questa occasione poi del rapporto che si è instaurato con Reale Immobili SPA ci è stato proposto questo meraviglioso palazzo che è all'interno, come lei diceva, del Palazzo Costa Carrù della Trinità. Insieme a loro abbiamo anche arredato l'appartamento con elementi di design, seguendo però diciamo tutti i comfort e diciamo i parametri che stavamo utilizzando anche negli altri palazzi in giro per l'Italia. Certo, ecco, chiarissimo, ha fatto bene a sottolineare, insomma, una città con una vocazione sempre più turistica e sempre più sportiva, dalle Olimpiadi del 2006 fino alle ATP Finals di tennis, un appuntamento molto rilevante, ecco, ovviamente per lo scenario non solo nazionale ma internazionale. Per quanto riguarda invece, ecco, lei ha accennato una questione rilevante, quella della concorrenza, perché voi a livello turistico dovete fare i conti anche con i vostri competitor, ha citato Airbnb naturalmente,
ma poi anche gli hotel tradizionali. Ecco, voi come vi distinguete rispetto ai vostri concorrenti e perché un turista dovrebbe scegliere proprio la vostra soluzione? Allora, prima di tutto perché oggi il turista sceglie tantissimo soluzioni di spazio, dove poter, dove al di là della camera ha anche possibilità di vivere nel living, l'appartamento, e ha possibilità anche di accogliere per anche meeting delle persone, quindi ospiti, che a differenza dell'albergo, questa soluzione di spazio gli permette di avere anche una maggior privacy appunto negli incontri ad esempio di lavoro. Ci distinguiamo anche perché proprio con il nostro brand Oriana ci stiamo muovendo in palazzi storici, sì, in centro città. Praticamente noi leggiamo questa cosa non più come una pura casa vacanza, ma come una vera e propria casa di design, dove una persona riesce a vivere al 100% tutti i comforts di una casa, immersi da local nella realtà della città. E quindi, perché ad esempio a Verona siamo proprio a pochissimi passi dall'arena, e quindi il turista riesce a vivere la città, a frequentare i ristoranti, i bar, gli spazi esterni come se fosse proprio un cittadino locale. E la soluzione poi degli appartamenti riesce anche a soddisfare esigenze di famiglie o gruppi di amici, ma soprattutto di famiglie, perché spesso in albergo è molto difficile trovare una camera quadrupla, sì, mentre con gli appartamenti trilocali o bilocali si riesce a stare comodi anche in quattro. Ovviamente ci distinguiamo poi dal questo per quanto riguarda il discorso alberghi. Per quanto riguarda invece il discorso classico di appartamenti e Airbnb, è che riusciamo a dare un servizio di assistenza alla clientela, come reception, conciergerie, perché riusciamo anche a prenotare servizi per i nostri ospiti. Quindi il cliente si sente nello stesso tempo ha la sua privacy, ma ha tutti i servizi alberghini che gli permettono di vivere al 100% la sua esperienza turistica sulla destinazione. Certo, chiarissimo, insomma, la comodità e gli spazi di un appartamento con i servizi tipici caratteristici dell'hotellerie, chiarissimo, insomma, il vostro punto di forza. Ecco, per quanto riguarda invece la questione proprio del turismo internazionale, ovviamente adesso con l'apertura della stagione estiva i numeri inevitabilmente cresceranno, però ci sono anche delle defezioni che riguardano ad esempio i turisti russi, i turisti cinesi, per motivi differenti naturalmente, e che quest'anno probabilmente in Italia non ci verranno. Voi, ecco, siete comunque ottimisti rispetto alla prossima stagione, alla stagione che sta per iniziare, e che numeri vi aspettate? Allora, noi siamo estremamente ottimisti perché ad oggi le previsioni rispetto al 2019, sì, sono addirittura in crescita di percentuali importanti che superano il 10%. Poi ovviamente dipende molto dalla destinazione, perché i nostri mercati sono diversificati. A Roma c'è un turismo internazionale che proveniente da tutte le nazioni del mondo. Ad Udine abbiamo un turismo magari austriaco, sloveno. A Verona per esempio abbiamo una clientela russa, uno dei primi mercati della Russia, e lì ci stiamo risentendo leggermente. Però questo gap di questi due mercati viene rimpiazzato assolutamente poi da tanto turismo locale, perché a nostro avviso, da quello che stiamo leggendo, gli italiani ancora per quest'anno si muoveranno tantissimo sul territorio nazionale, sì, e dal 2023 ci sarà una vera e propria ripresa internazionale, quindi sul lungo raggio. Quindi non prevediamo che tantissimi italiani riusciranno a riempire i posti vuoti che lasceranno i russi e i cinesi. Siamo veramente ottimisti e vediamo dei numeri che ci sorprendono, non ce l'aspettavamo in questo momento una crescita di questo tipo. Bene, meno male insomma che qualche spiraglio di ottimismo c'è, e non poteva che derivare dal turismo, insomma uno dei settori trainanti dell'economia italiana. Ecco, una piccola curiosità invece per quanto riguarda Milano, che non è una città turistica per eccellenza, almeno fino a qualche tempo fa, perché io mi ricordo di un articolo del New York Times, ovviamente stiamo parlando del periodo pre-pandemia, in cui si diceva che Milano tra le città italiane sorprendentemente era quella più visitata in assoluto dai turisti stranieri. Ecco, c'è una mezza idea da parte vostra di esportare insomma il vostro business anche nel capoluogo lombardo?
Assolutamente, infatti il nostro next step diciamo, è proprio quello, la destinazione dove abbiamo già diciamo, abbiamo alcune trattative avviate è proprio Milano. Penso che oggi è una realtà che sogna di diventare nazionale e magari internazionale, non possa fare a meno di una destinazione come Milano. Come le diceva lei, Milano prima era tanto business, mi ricordo il fine settimana le strutture ricettive si svuotavano, adesso veramente 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, è veramente una destinazione che riesce anche ad avere un ADR notevolmente superiore alle altre città italiane. È una città che è ripartita immediatamente, perché ovviamente col business è ripartita subito dopo la pandemia, nonostante è stata la città che forse ha subito più di tutti inizialmente il problema pandemico, ma oggi non si può prescindere da Milano. Quindi il nostro prossimo obiettivo è quello dell'apertura, diciamo, di Milano. Ecco, quindi insomma ci avete rivelato anche i vostri piani per il futuro. E ultima domanda per completare il quadro, invece volevo sapere da lei se c'è anche uno spunto, una vocazione internazionale oltre che nazionale. Lei, ecco, io mi ricordo insomma dalla sua biografia questo particolare molto interessante che volevo riportare, ha avuto la fortuna di girare tutta l'Australia grazie anche alla vendita di un piccolo lingotto che aveva ereditato da suo nonno. Quindi ha avuto insomma l'opportunità di così approcciarsi anche ad altri paesi, a quello che fanno all'estero. Quindi volevo chiederle se c'è un qualcosa nell'ambito dell'ospitalità, dell'hotellerie, che lei ha appreso appunto dalla sua esperienza all'estero, oppure se siamo noi che dobbiamo insegnare agli altri, e se appunto c'è anche una vocazione di Oriana Suites a livello internazionale per il futuro. Sì, diciamo che ci siamo già affacciati a due città internazionali come Londra e Milano, abbiamo visto delle cose, quindi ci interesserebbe, che il nostro format oggi è esportabile, è assolutamente scalabile, poiché abbiamo procedure, booking centralizzato, quindi oggi potremmo veramente riportare la nostra esperienza, il nostro know-how anche a livello internazionale. E quello che le posso dire dell'esperienza all'estero è che chiunque viaggia, impara, ogni città ti insegna, ogni paese ti insegna, e sicuramente l'esperienza in Australia l'esperienza è stata quella che mi ha fatto cominciare, mi ha fatto affacciare al mondo del turismo. La mia famiglia è una famiglia di commercianti, però con l'esperienza australiana sono ritornato perché avevo girato per la prima volta nei bed and breakfast, che nel lontano 2000 erano in Italia ancora totalmente sconosciuti. Le prime norme, le prime leggi regionali, prima legge regionale fu fatta per il Lazio in occasione del giubileo, perché la ricettività di Roma alberghiera non riusciva a soddisfare le richieste dei turisti che volevano visitare la capitale. E quindi ritornando dalla strada dove avevo appunto frequentato questi posti, mi ero reso conto che nella nostra regione, in particolare in Campania, questa cosa mancava. E quindi quell'esperienza mi è servita per cominciare questo sogno, e penso che tutti quelli che viaggiano e si guardano intorno, imparano e ritornano con qualcosina, diciamo, in testa che magari possono riportare, un modello che possono riportare poi qui in Italia. Penso che per l'accoglienza noi non abbiamo veramente da imparare da nessuno. L'Italia è veramente il paese più accogliente al mondo. Ci sono una zona come la nostra, da dove veniamo, la penisola sorrentina, ha vinto per tanti anni, mi sembra tre addirittura, il premio di Trivago come città più accogliente al mondo, in base alla reputazione sui principali meta search e siti di prenotazione online. Quindi su questo non abbiamo niente da imparare. Magari, ecco, le infrastrutture, tante altre cose collegate poi all'accoglienza. Certo, ecco, magari ecco, sotto il profilo del business possiamo apprendere qualcosa in più, ma sicuramente insomma a livello dell'accoglienza, dell'ospitalità, del turista, siamo un'eccellenza in tutto il mondo, questo assolutamente. Benissimo, allora io ringrazio molto il dottor Pasquale D'Esposito, General Manager di Oriana Suites, e naturalmente le faccio in bocca al lupo per l'inaugurazione di Torino. Speriamo insomma che tutto proceda bene per questa stagione. Crepi, e grazie, un saluto a tutti.